pressione, mi stacco leggermente dal gomito, mi apro lo spazio, controllo, mi stacco dal collo, controllo e via, ok? Con calma, con calma curiamo il gesto, con calma curiamo il gesto e seguiamo la palla, seguiamo la palla, pronto, vai, vai. Nice, apro, bene il passaggio. E è un esercizio stupido, però con due palloni comunque li muoviamo abbastanza bene tutti. E imparano a giocare adesso nei rombi, perché qui abbiamo fatto un rombo, quindi su una palla libera giochiamo sul rombo, adesso ci metteremo la palla invece sul primo appoggio e chiuso, per cui lavoriamo su delle strutture a rombo, cioè lavoriamo sui segmenti, cioè avanti e dietro, per cui è un esercizio che lo ritroviamo poi quando andiamo a sviluppare le giocate nel sistema di gioco. Uno può essere un centrale, questo può essere il quarto, possiamo avere il mediano e l'esterno, qui lavoriamo nelle... Perfetto, ok? Ripartiamo dall'inizio. Adesso abbiamo un problema. Lui lo marco io. Quindi che fai? Ricevi la palla, ti puoi girare? No. Metto calo, però.